Sono dovuto andare per gradi, come mi hanno consigliato, e quindi ho sempre condiviso, come avevo messo il consiglio, e andavo 4-8 ore alla volta, 4-8 ore alla volta, perché diventava una canzone del sole. Questa cosa è fondamentale affinché poi la memoria cominci ad essere elastica su tutto questo, perché sennò non ci arrivi mai. E poi suonare senza spartito, conoscendo l'armonia tipo karaoke, no? Diventa una grande storia, perché là fai musica e ascolti. Invece là, io ho notato, tu sei bravo a suonare, c'è proprio lì, cioè dei nuovi fenomeni giusti, vai a tempo. Però una cosa che secondo me bisogna assolutamente fare, questo è il mio parere, spero non personalmente, è questo, che bisogna ascoltare l'altro suono, perché sennò la musica non c'è comunicazione, la musica non vale niente, anche se sei bravissimo, o bravissima, cioè tu puoi essere già per la sopra, però se non senti gli altri, cioè la musica di Jared e di Trio non sarebbe tale se non condividessero loro tre la storia, perché se no adesso non è. Andiamo a trovare già Giorgio, suona da solo e suona con altri tre, lui suona diverso, no? Sicuramente, no? Oppure ho detto un nome così, però possiamo dire anche un altro, no? Cioè, No, non ce ne serve. sono tanti che suonano sentendo, ascoltando soprattutto. E questo secondo me ti viene dal fatto che devi imparare a memoria, e poi quando tu impari a memoria, talmente c'è cioè, il filo conduttore della melodia in testa che ti lasciami dire, perseguita, no? E allora via, parti. Parti sono obbligati. Però se dobbiamo andare poi all'annuncio della nostra situazione, dunque sperimentare il massimo livello del laboratorio per quanto mi riguarda. E